La mia funzione è questa qui. È x per la tangente iperbolica di 1 più x quadro fatto 1 più valore assoluto di x. Allora, cominciamo col campo di esistenza. Il campo di esistenza, se ci fate caso, è tutto R. Perché allora, il valore assoluto è definito su tutto R, è definito per tutti i numeri, positivo e negativo. Poi la condizione, la tangente iperbolica è definita pure su tutto R, e l'unica cosa da condizione da imporre è che il denominatore, perché c'è un denominatore all'interno dell'argomento della tangente iperbolica, sia diverso da 0. Ma è ovvio, perché questo valore assoluto è maggiore o uguale di 0 più 1 è una quantità positiva. Quindi che campo di esistenza sia tutto R è pacifico. Adesso dalla struttura della funzione, quando andremo a fare la derivata prima, dove ci potrebbero essere problemi? La derivata della tangente iperbolica, te la ricordi, se non te la ricordi la ricavi. I problemi saranno quando andrai a derivare il valore assoluto di x. Il valore assoluto di x non è derivabile dove? Nel punto 0. E quindi questa derivata, la derivata della funzione, non avrà problemi per x diverso da 0, potrebbe avere dei problemi in 0. Poi cosa possiamo dire subito della funzione? Che tipo di funzione è? Dispari o no? È dispari. Perché se non è pari, non è vero. Se prendete la funzione x più x quadro, non è né pari né dispari. Però questa qui è dispari. Perché se ci togliete la x, la funzione è pari. Vedete che tutto, vi ricordate, quando una, dipende tutto da funzioni pari, cioè da x quadro, da valore assoluto di x, è una funzione pari. Cioè, se ci tolgo la x, cambiando x con meno x, dentro la tangente iperbolica non cambia niente, quindi anche il valore della tangente iperbolica non cambia. Quindi la tangente iperbolica di questa quantità qui è una funzione pari, moltiplicata per x, che è una funzione dispari, è una funzione dispari. Quindi in questo caso io avrò che il grafico è simmetrico rispetto all'origine. Cioè, una funzione dispari, se di qua fa così, da quest'altra parte fa così. Grafico è simmetrico rispetto all'origine. Per esempio, la funzione 1 su x, questa è la funzione 1 su x, è dispari, se il grafico da di qua fa così, dall'altra parte si ribalta, ma stavolta non si ribalta rispetto a un asse, ma si ribalta rispetto a un punto. Diciamo, si fa la simmetria, per essere più precisi, rispetto a un punto. Ok, però dobbiamo fare, quindi cominciamo a studiare a studiare f di x per x maggiore di 0, per x. Allora, visto che questa qui potrebbe avere problemi in 0, io, sempre per non saper né leggere né scrivere, comincio a volermi sviluppare ma se x tende a 0 da destra, al posto del valore assoluto di x ci posso mettere x, perché se x è positivo il valore assoluto coincide con x.
ho, come al solito, sotto il denominatore, devo moltiplicare per 1 meno x più piccolo di x, e quando moltiplicate vi accorgete che x quadro va a finire dentro il piccolo di x. Ok. Adesso devo sviluppare questa quantità qui. Ok? Ma se devo sviluppare questa quantità qui, cosa devo fare? Quindi tan h di 1 meno x più o piccolo di x. Quindi questa quanto è uguale? Allora, la prima cosa che diciamo, questa qui chiamatela g di x, o in realtà tutto questo chiamatelo t. Ok? Quindi dovete sviluppare tangente iperbolica di 1 più t. T tende a 0. Perché x più piccolo x, x tende a 0, tende a 0. Allora, a quanto è uguale? Beh, questa qua la sviluppiamo con la formula di Taylor, perché quando t tende a 0 l'argomento della tangente iperbolica non tende a 0, tende a 1. Quindi quindi abbiamo, il primo pezzo sarà la tangente iperbolica di 1, poi cosa devo fare? Devo fare più la derivata della tangente iperbolica. Ma la derivata della tangente iperbolica quant'è? Eh? 1 fratto il coseno iperbolico al quadrato, sempre nello stesso punto 1, per che cosa? L'incremento rispetto a 1. Quindi per meno x. Poi tutto il resto è o piccolo di t o piccolo di x che funziona. Adesso ci rimane da calcolare tangente iperbolica di 1. Tangente iperbolica di 1 è e alla 1 meno e alla meno 1 fratto e alla 1 più e alla meno 1, cioè 1 meno 1 su e quadro fratto 1 più. Non ho capito. Qua? No, prima. Qua? No, c'è l'ultimo secondo grado. Qua? Secondo grado. Primo grado. Tu hai f di 1 più f' di 1 per il delta rispetto a 1. 1 più t, quindi ci devi mettere t. F di 1 più t uguale a f di 1 più f' di 1 per t. O no? Era quello lì, quando moltiplico questa costante per o piccolo di x finisce dentro piccolo di x, e i termini successivi sono di ordine superiore a t, che vuol dire sono di ordine superiore a x. Poi vabbè, so, questi sono due numeri, ve li calcolate e li sostituite. Che vuol dire questo? Vuol dire che quando vado a sostituire io avrò qui x per la tangente iperbolica di 1 meno x quadro fratto coseno iperbolico al quadrato di 1 più o piccolo di x quadro.
va bene, ma siccome la funzione è dispari, se lo sviluppassi dall'altra parte, cosa mi verrebbe? Dovrei scambiare x con meno x, e quindi scusate, mi viene esattamente la, faccio f di meno x, qua mi verrà meno x per la tangente iperbolica di 1 più x quadro fratto 1 su x, quindi mi verrà meno x per la tangente iperbolica di meno x di 1 meno x. Quindi verrà esattamente il posto di prima, quindi mi verrà meno x tangente iperbolica di 1 più x quadro fratto cosenato quadro. Ho semplicemente x è sempre positivo, però è meno x che è negativo. Il che significa che quando andate a fare la derivata troverete che la derivata a sinistra e a destra coincide, invece la derivata a seconda, insomma, se fate l'esercizio vedete che a sinistra e a destra non coincide. Ci sarà un problema, il punto angoloso verrà sulla derivata a seconda, cioè il punto angoloso, scusate, verrà sulla derivata prima, non verrà, la funzione non avrà punti angolosi ma la sua derivata prima, sì. Allora, andiamo, se non mi sono impicciato, ma credo di no. Ok, adesso andiamo a vedere invece una informazione importantissima, che è quella riguardante gli asintoti. Allora, quando è che si parla di asintoti? Questa è una cosa che abbiamo sfiorato ma non abbiamo mai detto esplicitamente. Si parla innanzitutto di asintoto verticale quando voi avete che in un punto, in un punto reale la funzione tende a più o meno infinito. Non è questo, diciamo, per avere un asintoto verticale bisogna avere che la funzione non abbia un punto nel campo di esistenza, oppure che sia discontinua. Questa qua è continua, è definita su tutta la rete, quindi asintoti verticali non ne può avere. Poi si parla di asintoto orizzontale quando la funzione per x che tende a più infinito di f di x è uguale a lambda. In questo caso si parla di asintoto orizzontale lambda reale, e che vuol dire che quando x va verso infinito la mia funzione tende a lambda. Quando calcolate l'asintoto è buona cosa, per esempio, sapere se questo limite viene diciamo da destra o da sinistra, perché vabbè, io so che la funzione, il grafico della, diciamo, il valore della funzione tende a lambda, quindi il grafico della funzione fa così, però se riesco a stabilire che, diciamo, tende, ci tende da una parte sola, allora vorrà dire che il grafico della funzione ci sta appoggiando da destra, sempre, vuol dire da sola. Se invece fosse così, allora vuol dire che il grafico della funzione si sta avvicinando al mio asintoto orizzontale da sotto. Ah, scusate, mi dispiace dirlo, ma lo ritengo necessario, siccome negli anni passati si verifica tutti gli anni, asintoto con due T. Ok? Asintoto. Esattamente. Viene da asintitemi, cioè che non tocca. In realtà può darsi pure che la funzione potrebbe
capitale anche che la funzione oscilla attorno all'asintoto, quindi in realtà lo tocca e si stringe attorno all'asintoto. È un caso meno frequente, ma può capitare. In questo caso però, quando andate a fare questo limite, vedrete che anche questo limite non sarà da destra o da sinistra, però oscillerà attorno a lambda. Se voi riuscite invece a determinare, ripeto, ad esempio lambda meno, il grafico torna a essere quello di prima, cioè torna ad avvicinarsi alla funzione da sotto. Oh, questi sono gli asintoti orizzontali. Il problema è che a volte capita in questo limite, come in questo caso, faccia più infinito, o più o meno infinito o meno infinito. In questo caso non c'è un asintoto orizzontale, però ci potrebbe ancora essere un altro asintoto, che è quello obliquo. Per determinare se c'è un asintoto obliquo, y uguale a x più b è asintoto obliquo se e solo se, per definizione f di x meno ax meno b tende a 0, è asintoto obliquo a destra. Poi naturalmente tutto quello che dico a più infinito a destra si può andare a verificare anche a sinistra, e gli asintoti in questo caso sono indipendenti, cioè se c'è l'asintoto a destra non è detto che ci sia a meno infinito, se c'è l'asintoto a più infinito non è detto che ci sia l'asintoto a meno infinito, o ci può essere lo stesso asintoto oppure ci può essere un altro asintoto, oppure da una parte ci può stare, dall'altra parte può non esserci. Ok. Ah, naturalmente anche qui questo che vuol dire? Vuol dire che se io faccio il grafico della retta x più b, beh, se qua riesco anche a determinare che questo tende a 0 da destra, cosa vorrà dire? Che la mia funzione il grafico della mia funzione si avvicinerà a quello della retta x più b da sopra. Ovviamente se invece sarà meno, si avvicinerà da sopra. Se invece non lo so, e va bene, non ho questa informazione. Quindi, se è possibile, cercare di... Allora, come si fa a determinare se questo asintoto obliquo c'è? Una prima condizione necessaria perché ci sia questo asintoto obliquo è che il limite per x che tende a più infinito di f di x su x faccia a. E poi, però, non è finito, perché potrebbe succedere che A c'è, ma B no. Bisogna anche verificare che il limite per x che tende a più infinito di f di x meno ax faccia b. Perché le scrivo così? Perché se voi dovete ricavarvi l'asintoto obliquo, voi non sapete né a né b, allora dovete fare prima questo limite e vedere che viene finito, e poi quest'altro limite e vedere pure che viene finito. E poi ovviamente se il secondo limite lo determiniamo se da destra o da sinistra, vale quello che abbiamo detto prima, cioè il grafico si sta avvicinando alla retta in questione da sopra oppure da sotto. Il fatto che la retta si appoggi, scusate, il grafico si appoggia all'asintoto obliquo se c'è da sopra o da sotto, spesso è un'informazione importante, perché facciamo un esempio. Supponiamo che la mia funzione faccia così. Vabbè, la dispari non può fare così, ma comunque insomma abbia un minimo qua. Allora se si appoggia da sopra, allora qua deve fare così, quindi da sotto deve passare sopra e poi deve ritornare sotto, quindi la funzione da commessa deve diventare congrua e poi di nuovo commessa. Se invece si appoggiava da sotto, può avere un comportamento molto più semplice, da commessa diventa congrua e basta. Chiaro? Poi nel diventare concava e poi di nuovo commessa, poteva avere un massimo, un punto di poteva, ma anche no, avere un punto di massimo. Quindi anche nel comportamento più semplice che si può ipotizzare, sapere come è dislocato il grafico rispetto all'asintoto orizzontale o obliquo può essere un'informazione molto utile. Va bene, allora andiamoci a vedere un po' se questa funzione ha un asintoto obliquo.
Orizzontale non ce l'ha certamente, perché che succede? Quando x tende a più infinito, questo tende a infinito, questo tende a infinito, il rapporto tende a più infinito, perché qua c'è x quadro, qua comanda x quadro, qua comanda x. Tangente iperbolica è una cosa che va a infinito va a 1, ma poi c'è x davanti che va a infinito, quindi 1 per infinito va a infinito. Però, se faccio f di x su x, ho appena stabilito che tende a 1. Quindi, la a l'ho appena determinato. Allora, per vedere se c'è un asintoto obliquo, cosa devo fare? Devo fare, diciamo, devo andare a sviluppare per x che tende a più infinito questa quantità x che moltiplica tangente iperbolica di 1 più x quadro fratto 1 più x meno 1. Ricordatevi che x tende a più infinito. Per quale motivo ho tolto il valore assoluto? Perché se x tende a più infinito è sicuramente positivo e quindi il valore assoluto posso anche ometterlo perché è la stessa cosa. Quindi qui che cosa ho? Devo questa era la funzione meno x, meno x l'ho, perché la a l'avevo già determinata, faceva 1, quindi la x l'ho messa in evidenza e mi rimane questa quantità. Bene, allora io devo determinare sostanzialmente se questo, questo limite qui, questo limite qui, una volta dato, non è proprio facilissimo da determinare, però in realtà fa 0. Vediamo un po', sì. Per quale motivo? Allora, cerchiamo prima di capire quanto fa il limite. Poi una volta capito quanto fa il limite, x quadro più 1 fratto x più 1, se provate a fare la divisione quanto fa? Allora questo qua, cominciamo a sviluppare questa roba qui. Questo, ho detto, si mette in evidenza x quadro sopra e x sotto, quindi viene x 1 più 1 su x quadro per 1 meno 1 su x più 1 su x quadro più o piccolo meno 1 su x quadro. Ok? Quindi viene x che moltiplica 1 meno 1 su x, poi c'è un più 1 su x quadro, più 1 su x quadro viene più 2 su x quadro più o piccolo di 1 su x quadro, uguale x meno 1 più 2 su x più o piccolo di 1 su x. Quindi io devo fare x che moltiplica la tangente iperbolica di x meno 1 più 2 su x più o piccolo di 1 su x, tutto meno 1. Ora questo numero qua, se x è abbastanza grande, questa quantità tende a 0 da destra, tende a 0 solo questo pezzo, quindi questo qua è compreso tra x meno 1 e x. Allora, tanto per cominciare a fare un calcolo, andiamo a fare il calcolo della tangente iperbolica di x. Quant'è la tangente iperbolica di x? È seno iperbolico fratto seno iperbolico. Quindi questa è e alla x
meno e alla meno x fratto e alla x più e alla meno x. Quindi qua mi viene 1 meno e alla meno 2x fratto 1 più e alla meno 2x. A meno di, allora, se questo lo chiamate, questa è una quantità che tende a 0, se questa quantità la chiamate t, questo 1 meno t fratto 1 più t è 1 meno 2 volte e alla meno 2x. Ah, qua perché è venuto così? Perché ho moltiplicato per e alla meno x, quindi qua è venuto, ho messo in evidenza e alla meno x sopra e sotto e ho semplificato, quindi viene 1 meno e alla meno 2x, 1 più e alla meno 2x, quindi viene 1 più o piccolo di e alla meno 2x. Allora, questa quantità è molto molto piccola perché tende a 0, ma tende a 0 a... ricordatevi che x tende a più infinito, quindi e alla meno x tende a 0 e alla meno x tende a 0 esponenzialmente. E se io prendo un qualunque diciamo è un esponenziale a denominatore. Oh, beh, questo allora, se fosse tangente iperbolica di x, allora se io sostituissi qua dentro, supponendo che fosse tangente iperbolica di x, mi verrebbe x per meno 2 e alla meno 2x più infinitesimi di ordine superiore. Questo è un infinitesimo, x tende a infinito. Adesso questo prodotto qui, questo tende a infinito, però è x fratto e alla 2x, quindi tende a 0, è un indice notevole, tende a 0, tende a 0 mantenendosi negativo, perché c'è questo meno qua, questa è la quantità positiva, questa è la quantità positiva. In realtà non è proprio x, è x meno 1, ma se vi fate il ragionamento con x meno 1, la cosa funziona lo stesso. Siccome quindi la tangente iperbolica è una funzione crescente, se ci metto tangente iperbolica di x, quello tende a 0 meno, se ci metto tangente iperbolica di x meno 1, quello tende a 0 meno, se ci metto tangente iperbolica di quello che sta in mezzo, tende a 0 meno lo stesso, perché diciamo potrete applicare il teorema del confronto. Comunque, insomma, se lo volete dimostrare in maniera esatta è così, ma in ogni caso questo qui, questa quantità qui tende a 0 molto più velocemente di quando questo tende a più infinito. Quindi in realtà questo per x che tende a più infinito tende a 0 meno. Che vuol dire? Vuol dire che se io vado a fare il grafico della mia funzione, se io vado a fare il grafico della mia funzione, ha come asintoto obliquo la retta y uguale x e si appoggia qui da sotto, che vuol dire che essendo dispari dall'altra parte si appoggerà a questa retta da sopra. In realtà la cosa la devo fare molto più azzeccata alla retta, perché la convergenza è talmente, di quella differenza z è talmente forte che nella pratica, anche se l'ho andata a disegnare sul computer, non si riesce quasi a distinguere il grafico della funzione e il grafico della x. Ok, quindi noi sappiamo qualcosa di questo, di questo grafico, però sappiamo soltanto, poi ecco un'altra cosa che possiamo sapere, che in 0 la funzione vale 0, ma poi dal discorso che abbiamo fatto prima, in la tangente iperbolica di 1 è un po' meno di 1. Quindi che vuol dire? Vuol dire che in 0 la funzione si comporta così, cioè ha una tangente che ha un coefficiente angolare minore di 1, quindi in 0 la funzione vale 0, però avendo una tangente che è minore di 1 come coefficiente, passerà
diciamo, l'origine in questo modo. Quindi adesso come ci aspettiamo? Io nel fare tutto questo, è vero che alcune cose di queste cose sono difficili, però se le andate a ripassare non sono particolarmente più difficili che andare a studiare magari graficamente il segno di una derivata. Quindi adesso come vi aspettate che sia il grafico di questa funzione? Più, diciamo, più semplice che è possibile, può fare una cosa fatta così, qui fa così, poi lascia un flash, poi fa così, altrimenti deve fare qualcosa di più complicato in mezzo. Questo è il grafico più semplice che mi posso aspettare, non è detto che sia quello giusto, ma è quello più semplice che mi posso aspettare. Adesso andiamo a fare la derivata prima. Quindi per fare la derivata prima mi conviene scrivere la funzione in due modi, uno per x positivo e uno per x negativo. E vediamo se le cose funzionano. Allora, quindi questo è uguale a x tangente iperbolica di 1 più x quadro fratto 1 più x, se la x è positiva, ed è x per la tangente iperbolica 1 più x quadro fratto 1 meno x se la x è negativa. Quindi andiamo a fare la derivata. La derivata fa, cominciamo a fare il caso in cui la x è positiva, è la derivata di un prodotto, devo derivare il prodotto. Allora, derivo x, mi viene tangente iperbolica di 1 più x quadro fratto 1 più x meno la derivata, diciamo, x per la derivata di quell'altra che fa 1 su cos quadro 1 più x quadro fratto 1 più x per, lascio il per perché far capire, no? Quando dovete derivare questo tipo di funzione qua, fate sempre la divisione di Ruffini che vi aiuta. Questo qui è x meno 1 più 2 fratto x più 1. Per quale motivo? O semplicemente, allora, x quadro meno 1 fratto x più 1 fa x meno 1 e poi rimane 2 ancora da dividere per x più 1. Quindi quando vado a derivare, se la devo derivare così, dovevo fare x più 1 quadro, poi devo fare 2x per x più 1 meno x quadro più 1. Quindi quando mi viene 2x quadro meno x quadro fa x quadro, poi 2x meno x fa x, x quadro più x fratto x più 1 al quadrato, quindi mi viene x fratto x più 1. Vediamo se ho sbagliato. Non dovrei aver sbagliato, però deriviamo di sopra. Sopra viene 1, scusate, la derivata di questa, questa è g di x, allora g' di x è uguale a 1 meno 2 fratto x più 1 al quadrato. E non è uguale a questo. E non è uguale a questo. Allora vediamo un po'. Infatti deve fare x quadro più 2x. Ah no, però attenzione, no. Sì, perché x quadro più 2x meno 1. Eh sì, perché qua ho sbagliato. Qua non è 2x meno x, è squadro più 2x meno 1. Sbagliato a fare la differenza.
2x quadro meno x quadro fa x quadro, poi c'è 2x da qui e poi qua non è meno x ma è meno 1. Infatti vedete, vi ho dato la dimostrazione pratica, non l'ho fatta apposta, e derivare questa è più facile, cioè nel derivare questa è più facile fare errori che se la derivo. Quindi qua mi viene, se preferite, 2x quadro più x quadro più 2x meno 1 fratto x più 1. Va bene, adesso questa derivata qui vale per x positivo. Se voglio fare una derivata per x negativo, mi viene tangente iperbolica di 1 più x quadro fratto 1 meno x meno perché meno più, allora più x per la derivata di questo, 1 fratto cosen quadro per la derivata di quello, quindi più x fratto stavolta cosen quadro, cosen iperbolico scusate, al quadrato di 1 più x quadro fratto 1 meno x per adesso a 1 più x quadro fratto 1 meno x, se preferite questo è così, quindi viene meno x meno 1 x più 1, scusate, qua posso meno 1 più 2, questo fratto questo fa x più 1, più 2 fratto x meno 1, quindi viene meno x meno 1 più 2 fratto 1 meno x. Quando andiamo a derivare viene meno 1, qua mi viene più 2 fratto 1 meno x. La derivata di meno x fa meno 1, questa fa 0, qua mi verrebbe meno 2 fratto 1 meno x al quadrato, meno la derivata di meno x che cancella il meno. Quindi qua mi viene, quindi fa meno x quadro più 2x più 1, che sarebbe x quadro meno 2x meno, più 1, cambia di segno, quindi meno x quadro più 2x meno 1, quindi meno x quadro più 2x meno 1 più 2 fa più 1, e qua ci devo mettere 1 meno x, quindi fa questa roba qui per x. Allora, innanzitutto io dovrei verificare che questa è una funzione pari, perché è la derivata di una funzione dispari. Però prima di fare questo, vediamo un po' quanto valgono le derivate in 0. Se io metto x uguale a 0, vedete qua ho coseno iperbolico quadro di 1, qua pure ho una costante, viene meno 1 meno 1, qua viene 1, però qua c'è la x e questo pezzo si annulla. In 0 mi viene tangente iperbolica di 1 a destra e pure a sinistra mi viene tangente iperbolica di 1.
Se voglio vedere che questa però è una funzione pari, devo cercare di esprimere la funzione sia a destra che a sinistra come usando il valore assoluto. Quindi posso scrivere, diciamo, f' di x uguale tangente iperbolica di qua ci metto più x quadro fratto 1 più valore assoluto di x, che va bene sia per quella di sopra che per quella di sotto. Poi qua ci metto cosenno iperbolico al quadrato di 1 più x quadro fratto 1 più valore assoluto di x, e poi qua che ci devo mettere? Ci devo mettere 1 più valore assoluto di x al quadrato, qua metto in evidenza un meno, qua posso mettere x meno x, in entrambi i casi è valore assoluto di x, e infine qua posso scrivere, vediamo un po', x quadro più 2 valore assoluto di x meno 1, perché chiaramente 2 valore assoluto di x qua vale 2x e qua vale meno 2x. Quindi effettivamente se la scrivo così è una funzione pari. Oppure potevo anche derivare direttamente la funzione senza dividere il caso x maggiore di 0 e x minore di 0, ricordandomi però che la derivata della funzione valore assoluto è la funzione segno, naturalmente per x diverso da 0, cioè 1 se x è, insomma, alla fine veniva la stessa cosa. Però diciamo che i valori assoluti, se possibile, separate, perché sennò è facile che vi, diciamo, confondiate. Sembra che non ci siamo sbagliati già. Sembra che non mi sia sbagliato già io. Questa è la derivata prima. Il problema è che di questa derivata prima io dovrei calcolare il segno. Ok? Allora, vediamo un po'. Questa è una tangente iperbolica di un numero positivo. Quindi questa parte qua ha un segno positivo. Rimane da vedere questa parte qua. Adesso questo è positivo, questo è positivo. L'unica cosa che rimane da vedere è questo termine qui. Questo termine qui non è positivo sempre. Questo termine qui quando è che è negativo? Quando bisogna risolvere, prendiamo t quadro su 2t meno 1 uguale a 0, t è positivo, quindi t uguale meno 1 meno più la radice di 5 mezzi, no, radice di 2 senza mezzi, sto applicando la ridotta, meno 1 meno più la radice di 1 più 1 che fa 2. E allora, siccome t è positivo, mi interessa meno 1 più radical 2. Quindi quando il valore assoluto di x è compreso tra 0 e radical 2 meno 1, ok? Infatti, tuttavia, per x compreso là vicino, per valore assoluto di x compreso, oppure potete studiarlo adesso, tanto la funzione è pari, quindi se è positiva per x compreso tra 0 e radical 2 meno 1 è positiva anche dall'altra parte, non è difficile provare che questa è sempre positiva, per dire, questo pezzo diventa negativo, però attenzione che
qui avete il coseno iperbolico, ma questo coseno iperbolico non è tanto più grande, questo coseno iperbolico al quadrato non è tanto più grande di 1. Il coseno iperbolico al quadrato è una funzione crescente in x quadro, insomma nel, diciamo, è una funzione pari che cresce quando viene allontanato da 0. Quindi se qua ci mettete questo valore qua, vi calcolate questo denominatore, insomma è massimo quando ci metto questo valore. Aspettate, io voglio che questa quantità sia più negativa possibile, quindi voglio che questo denominatore sia minimo, non massimo. Quindi sto dicendo che questa quantità è maggiore o uguale di, beh, per rendere il numeratore più negativo possibile qua ci metto 0, ma se qua ci metto 0 qui mi viene meno 1, qua mi viene 1, qua mi viene 1, però questo qua è andato a 0, ok? E quindi non va bene. Diciamo, il denominatore lo minimizzo, qua ci metto 1 e 1 perché so che questa quantità è più grande di 1, questa quantità è più grande di 1. Adesso dovrei fare questa cosa qui, dovrei fare il minimo andiamo a vedere il numeratore, andiamo a prendere il minimo per x compreso tra 0 e radical 2 meno 1 del numeratore, ma il numeratore è x cubo più 2x quadro meno x. Il numeratore è fatto, diciamo, studiamolo solo sui positivi, è x per questa roba qui, quindi x cubo più 2x quadro meno x. Allora, questo è un polinomio, se lo derivate fa 3x quadro più 2x meno 1, e diciamo che la derivata, la sua derivata è negativa, quindi questa funzione sta scendendo fino a che non si annulla questa parabola. Questa parabola, vediamo un po', a 0.4, questo qua fa più 0.8, quell'altro fa, sì, a 0.4 è positiva, insomma si determina la radice di questa qua e nella, vabbè, per x uguale meno 1 meno, più radice di 4, no, perché 1 più 3 fratto 3, la funzione è minima, quindi meno 1 più 2 terzi, quindi è a un terzo. Punto di minima è un terzo, sì, perché prima scende e poi sale. Allora questo qui dovrebbe essere uguale, quando ci metto un terzo viene un mezzisettesimo più due noni meno un terzo. Adesso i mezzisettesimi, questi sono 1 più 6 meno 9 meno 2 mezzisettesimi. Cioè questa roba qui è maggiore o uguale di meno 2 ventisettesimi. Ora questa tangente iperbolica, se ci fate caso, tra 0 e radical 2 meno 1 scende. Perché scende? Perché x quadro è più piccolo di x e quindi l'argomento della tangente iperbolica scende. Scendendo l'argomento della tangente iperbolica, la tangente iperbolica è una funzione che scende, e scende pure il valore della tangente iperbolica. Quindi questo è maggiore o uguale della tangente iperbolica, qua ci devo mettere radical 2 meno 1 al posto di x, allora sotto mi viene radical 2 e sopra mi viene al quadrato, fa 2 più 1 più 1 fa 4 meno 2 radical 2. Ora se lo fate questo qui è più grande di questo e quindi è maggiore uguale. Cioè io sono partito da un'idea, poi il resto è un conto. L'idea è
questa roba qui meno che meno, diciamo, quando è che può valere meno possibile? Quando l'argomento della tangente iperbolica è il meno possibile. Ma quando è che l'argomento della tangente iperbolica è il meno possibile? Vi fate la derivata e vedete quando è, ma insomma sarà da quando più o meno x è uguale a un mezzo, qualcosa del genere. Insomma, fate la derivata e calcolate. Però per quanto sia, questo numero non è tanto piccolo. Non è tanto piccolo, sarà più grande di un mezzo probabilmente. Fate il conto. Quest'altro invece può diventare negativo, ma in valore assoluto non è tanto grande. Abbiamo appena provato che è maggiore o uguale a meno 2/27. È chiaro che se io prendo questo e me lo derivo, impazzisco perché ci sono troppi pezzi. Allora io che cosa ho fatto? Ho preso questo pezzo, sotto ho semplicemente osservato che il coseno iperbolico è sempre maggiore o uguale di 1, quindi qualunque valore del coseno iperbolico, se ci metto 1 il denominatore diminuisce. Qua se ci metto 1 il denominatore diminuisce in valore assoluto, quindi diciamo il numeratore adesso se voglio maggiore valore assoluto lo devo maggiorare, oppure se tengo conto del segno lo devo minorare. Quindi a quel punto ho determinato il minimo del numeratore e quindi ho dimostrato che quel pezzo non scende, pur essendo negativo, non scende mai sotto meno 2/27. L'altro pezzo, per quanto positivo, diciamo per quanto possa scendere sotto 1, non scende mai tanto da diventare più piccolo di 2/27 e quindi la somma è sempre così, così. E quindi effettivamente il grafico della vostra funzione è una cosa del genere. Non abbiamo una cosa del genere nel senso che la funzione è sempre crescente. Non è, però non abbiamo provato che in realtà ci sia quest'unico punto di flesso, e qua comunque c'è un punto di flesso. Ma diciamo questo non è difficile da provare, anche se la derivata seconda in quel punto non c'è, c'è un salto della derivata seconda, però lo stesso là c'è un punto di flesso. Ma quello che invece non sarà facile provare è che non ce ne sono altri. Però effettivamente non ce ne sono altri, si dovrebbe vedere, ma insomma non è facile provarlo. Non sapendolo, noi regoliamoci come, cioè questa funzione non è obbligata ad avere, scusate, qua ce ne deve essere uno per forza, il punto di flesso, perché la funzione qua è commessa e qua è concava. Oltre quelli non ce ne sono altri. Dimostrarlo però non è al, diciamo, per tempo e diciamo non viene richiesto, insomma. Quindi cioè, se arrivate qua è già troppo. Come vedete il problema è, io ho questa derivata prima, il mio primo obiettivo sarebbe far vedere che questa derivata prima è sempre positiva. Che faccio? Allora, io vi ho dimostrato che è sempre positiva, però dice, ma questo l'hai fatto tu, ma io a compito non riesco a farlo. Ma quello che dovete considerare è che questo non è una diciamo corsa assoluta, cioè quando voi arrivate lì, prima di tutto dovete arrivarci e dovete fare il conto correttamente. Dopo, quando arrivate lì e dovete vedere se quel segno è positivo o no, che cosa farete? Farete dei ragionamenti. Allora, il tutto sta nel valutare quei ragionamenti, cioè se i ragionamenti sono giusti, poi se sono utili, se, cioè si possono valutare tante cose, anche se non arrivate fino alla fine. Oppure diciamo si può vedere che magari vi mettete in testa di dimostrare il contrario e riuscite a dimostrare, fate in modo di dimostrare il contrario, una cosa palesemente falsa, e riuscite a imbrogliare i conti fino a che non dimostrate che è una cosa falsa. Quindi bisogna vedere come vi comportate davanti a uno studio un po' più complicato. Cioè, ripeto, con gli esercizi che vi darò al compito voi non saprete mai se un esercizio è facile, si può fare fino in fondo, se è difficile, se è medio o che cosa.
Quindi lo sapete tendenzialmente, ma non lo sapete con certezza. Quindi tutto sta a vedere come ragionate. Se ragionate bene, l'esercizio verrà valutato di più; se ragionate male, l'esercizio verrà valutato di meno. In una situazione del genere si vede, vengono fuori i ragionamenti, cioè per cui si vede uno come ragiona, no? Al di là del fatto se poi arriva al risultato oppure no. Ovviamente se non riesce a fare nulla non è che, diciamo, la cosa verrà valutata positivamente, però se riesce a dire qualcosa, anche se qualcosa di parziale, questo sarà, diciamo, tenuto in considerazione. Vediamo un po' se ora va bene.